A Pescara ci sarebbe un mare di lavoro, eppure in pochi rispondono all'annuncio degli stabilimenti balneari. Andrea Lancia, vicepresidente SIB, nonché titolare dello stabilimento Mila, afferma che c'è carenza di organico in diversi casi perché non c'è chi è disposto a lavorare. Tutto questo poiché ci si adagia sul reddito di cittadinanza al posto di un'occupazione vera e propria. Ma assolutamente sì, anche se questo non è l'unico problema. Come voi ben sapete, c'è il problema ormai annoso della Bolkestein, però giustamente adesso la domanda che mi si è posta è quella sulla scarsità del lavoro. Purtroppo è la verità. Io ricordo sempre che il primo articolo della Costituzione italiana è basato sul lavoro. Il reddito di cittadinanza, secondo me, è stato forse visto sotto alcuni aspetti, è giusto, perché è giusto con questa crisi che ci sta, è la crisi degli anni passati, è giusto che qualcuno che non ha reddito debba percepire qualche soldo, però io avrei investito più sul lavoro che su un qualcosa che non faccia lavorare, ecco. Poi c'è anche un altro discorso: per quelle persone che hanno voglia di lavorare e giustamente gli si dà questa possibilità, anche la dignità dell'essere umano va a sminuire. Dunque c'è fame di lavoro, eppure non c'è però chi ne approfitta. C'è fame di lavoro e non c'è chi ne approfitta, perché giustamente forse, anch'io farei la stessa cosa, perché un conto è prendere 1.200-1.300 euro al mese per alzarmi la mattina, venire a lavorare, cambiarmi d'abito e tante altre belle cosettine, magari pagare anche il parcheggio, perché oggi purtroppo si deve pagare anche il parcheggio dove vai a parcheggiare ovunque, anziché prendere 1.000 euro e starmene a casa. Quindi la scelta forse la farei anch'io. Quindi io non do nessuna colpevolezza a chi usufruisce il reddito di cittadinanza. È stata una legge sbagliata a monte.